Buongiorno a tutti cari viaggiatori del mistero, cari pirati sempre alla ricerca di tesori golosi e misteriosi. Benvenuti sulla tradizione antica e benvenuti in uno scenario tutto nuovo perché io in questo momento, anche se sono in campeggio, sul magnifico lago d'Orta, in realtà sono qui per lavoro, nel senso che ho portato i ragazzi che seguo per il centro diurno a fare una piccola vacanza. E siamo qui per 6 giorni, quindi ci sarà questa nuova location da cui vedrete i miei video, un paio dei miei video. E oggi ci troviamo in quella che è la nostra serie La storia della mafia. E per questa serie oggi torneremo a parlare della storia di alcune cosche, di alcune organizzazioni criminali che sono tipiche dell'Italia, e cioè andremo ad esplorare quali sono le organizzazioni criminali italiane che agiscono sul suolo italiano. Sì, perché non ci sono solo quelle italiane, ci sono anche altre associazioni criminali che con il consenso delle associazioni italiane agiscono sul suolo italiano. Ma detto questo, prima di iniziare la puntata di oggi, io voglio ricordarvi che se andate lì sotto sulla filigrana del canale e ci cliccate sopra, vi si apre il tasto iscriviti e cliccando sul tasto iscriviti entrerete a far parte della tradizione antica e diventerete anche voi filibustieri e bucanieri alla ricerca dei tesori della conoscenza. Ma mi raccomando, quando lo fate, non dimenticatevi di farlo con la campanella, è fondamentale per rimanere aggiornati su tutti i contenuti dei video. Detto questo, allora adesso andiamo a esplorare le mafie in Italia. Sigla! Ed eccoci bentornati cari pirati, io sono Luigi Giuva e quest'oggi sono qui a parlarvi di quelle che sono le maggiori organizzazioni criminali in Italia. Ne contiamo 4 e di queste 4 andiamo a parlare della loro radicalizzazione sul territorio e un pochino anche della loro storia. Una storia che a volte nasce in modo assolutamente similare, o meglio quasi a coppie, no? Diciamo che due nascono in un modo e due nascono in un altro modo, ma una storia che continua a insistere, continua a vivere ancora oggi. Non sarà un video lunghissimo, però è giusto imparare a conoscere quali sono le attività criminali che insistono sul territorio italiano e allo stesso modo è giusto imparare a capire come si muovono, qual è la loro modalità di azione. Sì, perché hanno un modo di comportarsi diverso, completamente diverso tra di loro. Ciascuna di loro, pur essendo assolutamente in contatto, pur facendo affari insieme, costruendo insieme un mercato nero, e per mercato intendo proprio un mercato finanziario nero sul territorio italiano, hanno un modo di comportarsi completamente diverso, hanno una filosofia, potremmo dire, commerciale e criminale completamente differente tra di loro. Ma adesso, senza indugio, andiamo a occuparci di Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra e Sacra Corona Unita. E per primo cominciamo a riprendere il discorso che avevamo interrotto, potremmo dire, nella prima puntata, iniziando a parlare di Cosa Nostra. Tommaso Buscetta, quello che potremmo ben definire il primo pentito di mafia italiano, quando parlò con Giovanni Falcone, peraltro
ieri, è giusto dirlo, in questa serie ricorreva il 30° anniversario della strage di Via D'Amelio, in cui perse la vita Paolo Borsellino, e del quale parleremo approfonditamente in una puntata di questa serie, perché dovremo necessariamente parlare della sua agenda rossa, ma non divaghiamo per il momento. Giovanni Falcone, parlando con Tommaso Buscetta, parlava di mafia, no? E fu quello il momento in cui Tommaso Buscetta disse apertamente: vede, dottor Falcone, voi la chiamate mafia, ma questo è un termine che per noi non esiste. Noi non ci chiamiamo mafia, noi ci chiamiamo onorata società. E quando parliamo dell'onorata società, noi diciamo che è cosa nostra. Quindi questo è il nome che di fatto Tommaso Buscetta fornisce della mafia siciliana. La mafia siciliana, lo avevamo visto, come tutte le organizzazioni criminali in Italia, ha delle radici molto antiche. Se ricordate, vi metto anche qua il video della prima puntata, se ricordate, la mafia siciliana, come avevamo detto, nasce in tempi antichissimi. Si pensa, molti dicono, che nasca da quello che è stato il brigantaggio. Ecco, è storicamente falso, dobbiamo risalire alla Repubblica Romana, quindi a prima del 70 d.C., siamo al primo secolo d.C., avanti Cristo, scusate, il primo secolo avanti Cristo, pensate, 2100 anni fa. Nasceva un istituto giuridico a Roma che era il clientelato, un istituto giuridico che riguardava i cittadini, facciamo un piccolo ripasso della prima puntata, che riguardava i cittadini meno potenti e meno abbienti, per cui avevano bisogno di essere protetti da una persona che fosse invece politicamente influente. Quindi che cosa succedeva? Avveniva un meccanismo di do ut des, per cui io ti do protezione e ti fornisco anche mezzi di sostentamento, però tu in cambio mi fornisci il tuo appoggio politico, materiale e personale. E questo tipo di contratto, perché lo ripeto, era un istituto giuridico, questo tipo di contratto era un contratto che i due facevano e che era legato alla volontà del protettore, il quale poteva legare a sé il cliens per tutta la vita. Elemento che poi diventa non soltanto un elemento, un istituto, potremmo dire, di diritto privato per quello che è l'Impero Romano successivamente, quindi la Repubblica e poi l'Impero Romano, quindi non solo si consolida come istituto di diritto privato, ovvero di contatto, di rapporti privati tra cittadini, ma inizia a diventare un istituto di diritto pubblico e addirittura di diritto internazionale, con quello che sarebbe stato poi il protettorato romano. Che cos'è il protettorato romano? Cioè sostanzialmente gli antichi romani, durante l'impero soprattutto, non si trovavano a conquistare un territorio e a farlo diventare una propria provincia, non lo facevano sempre. Quando un territorio era piuttosto caldo, piuttosto difficile da controllare, i romani tentavano prima con il protettorato, che è una cosa che deriva direttamente dal clientelato, ovvero è un clientelato, potremmo dire, di uno stato nei confronti dell'impero romano. Uno stato diventava cliens, protetto dell'impero romano. Che cosa accadeva? Lo abbiamo visto anche nelle puntate su Gesù di Nazareth, grazie al caro Massimiliano Zaino, con lo Stato di Israele. Lo Stato di Israele venne di fatto occupato dall'impero romano, ma non divenne subito una provincia romana, non divenne subito parte dell'impero romano. La prima cosa che davvero accadde fu che Roma garantì il proprio sostegno economico-militare a Israele, lasciando il suo re, che poi di fatto era un re fantoccio, perché era Roma che governava realmente, ma a livello di istituzione pubblica Israele aveva un suo re. Ricordate, anche chi ha letto i Vangeli sa benissimo, anche chi ha letto, come fonte storica e non come fonte religiosa, sa benissimo
che esisteva un re in Israele. Questo re era re Erode, il grande. Si parla sia di Erode il Grande che di Erode Antipa nei Vangeli, che sono padre e figlio. Ecco, aveva un suo re Israele, aveva delle sue leggi, perché Israele era uno stato teocratico, cioè sostanzialmente il potere esecutivo e il potere giudiziario erano nelle mani del re, ma il potere legislativo era il potere di Dio, era il potere della Torah, delle leggi ebraiche. Ecco, questo rimane, i romani mantengono quello che potremmo dire oggi la forma costituzionale dello Stato di Israele. È sbagliato perché non aveva una costituzione, ovviamente, Israele all'epoca, ma potremmo dire che mantiene la forma di istituzione pubblica dello Stato di Israele. Tuttavia, Israele doveva pagare delle tasse ai romani, doveva garantire la difesa dei confini a Roma e doveva garantire che quando questi confini sarebbero andati a vacillare, avrebbe richiesto immediatamente il supporto dell'esercito romano. Ecco, questo era il protettorato romano. Questa forma di governo, potremmo dire, perché era di fatto una forma di governo di uno stato su un altro stato, è una forma che si ripresenta in una forma, in una modalità differente durante l'alto e poi il basso e poi l'alto medioevo. E stiamo parlando, cioè, del feudalesimo e del vassallaggio. Ricordate, abbiamo parlato del giuramento del vassallo, che è assolutamente simile al rito della punciuta, cose per cui vi rimando ancora al primo video di questo format. Ecco, così nasce un po' sul territorio italiano la criminalità organizzata. Ecco, così nascono le mafie sul territorio italiano, ma andiamo più a vedere nello specifico che cosa avviene in Sicilia. In Sicilia, ecco, qui arriviamo sì al brigantaggio, qui arriviamo al momento in cui vi è stata la spedizione dei Mille, vi è stato l'incontro a Teano di Garibaldi con il re e quindi si è unificata la penisola italiana. Inizia a formarsi la penisola italiana. Siamo alla fine della seconda metà del 1800. Il re d'Italia dichiara appunto la nascita dello Stato italiano. Ormai tutta la penisola è sotto il controllo dell'Italia, vi sono state le guerre di indipendenza, rimane soltanto lo Stato Vaticano che mantiene un suo potere, possiamo dire, su un territorio che gli viene garantito dal re. Tanto è vero che l'incontro di Teano servì tra Cavour, il re, e Garibaldi, servì proprio a fermare Garibaldi per impedirgli di entrare nello Stato Pontificio, che sarebbe stato protetto dalla Francia e da altre nazioni europee. Ma nella realtà dei fatti, in quel momento il Regno d'Italia, perché così era nato come Regno d'Italia, istituì il servizio militare obbligatorio. E il servizio militare obbligatorio era qualcosa che purtroppo pesava fortemente sull'economia dei territori. Perché? Perché in particolare in quei territori che vivevano di agricoltura e di pesca, come la Sicilia, servivano braccia giovani, servivano braccia forti, e queste braccia venivano sottratte dal regno perché venissero mandati al militare i giovani, appunto, i maschi adulti delle famiglie. In realtà, nell'intenzione del re, questa cosa avrebbe dovuto servire anche a fare in modo di addivenire ad una unificazione che fosse anche culturale dell'Italia e non soltanto fisico-geografica. Culturale in che senso? Perché? Perché chi era al sud, chi viveva al sud dell'Italia, andava a fare il servizio militare nelle regioni del nord Italia e viceversa. In questo modo si creava quella che era una cultura omogenea della penisola italiana nelle intenzioni del re. Ma in realtà questo provocò un problema economico familiare per tutte quelle famiglie che vivevano in particolare di ittica e di agricoltura, quindi della pesca e della coltivazione dei campi. Quindi che cosa accade? Che molti di questi giovani, non volendo andare al servizio militare, diventano dei disertori, cioè spariscono, si danno alla macchia e poi devono sopravvivere, ed ecco che cominciano a diventare briganti.
e diventano chiaramente briganti al soldo di briganti più potenti, e così cominciano a formarsi le prime cosche familiari moderne. Noto è soprattutto il bandito Salvatore Giuliano, il quale era diventato talmente famoso sul territorio siciliano che era veramente riconosciuto più dell'istituzione reale, più del Regno d'Italia. Salvatore Giuliano era considerato più importante in Sicilia di quanto non lo fossero i reali, che erano i carabinieri dell'epoca, e il re stesso. Quindi così nasce il primo elemento mafioso in Sicilia, nasce il prototipo di quella che sarebbe diventata poi Cosa Nostra. Ma c'è un altro pezzo da aggiungere. Chiaramente negli anni fino a quelli che sono i primi anni del 1900, con il controllo dell'emigrazione degli italiani dalla penisola italiana alla Sicilia, dalla Sicilia e dalla penisola italiana all'America, agli Stati Uniti, il controllo delle famiglie mafiose insisteva molto su questo aspetto, e quindi cominciano a consolidarsi tutta una serie di affari che ormai hanno delle ramificazioni che non sono più soltanto a livello territoriale e locale, ma sono addirittura ramificazioni che si estendono geograficamente oltreoceano, con famiglie italiane che si sono spostate dall'altra parte dell'oceano negli Stati Uniti d'America per fare fortuna e a volte, ahimè, per esportare la mafia. Questo proliferare va avanti fino all'avvento del fascismo. Durante gli anni del fascismo, Benito Mussolini decide di contrastare la mafia. Fu una scelta di legittimità? Beh no, non fu propriamente una scelta di legittimità, Mussolini non scelse la giustizia in quel caso, scelse, come sempre ha fatto, la convenienza. Nel senso che non era appoggiato dalle famiglie mafiose, Mussolini non era appoggiato dalle famiglie mafiose perché voleva governare lui, e le famiglie mafiose erano disposte a cedere a compromessi con il potere costituito purché non perdessero il loro potere di controllo personale, cosa che Mussolini non poteva accettare. Quindi vi fu un impatto tra il fascismo e la mafia, impatto che Mussolini risolse come era suo solito fare, e cioè mandando i suoi scagnozzi ad arrestare tutti quanti i boss e mettendoli in carcere. Vi è la Seconda Guerra Mondiale, e alla fine della Seconda Guerra Mondiale gli americani sbarcano in Sicilia e trovano il carcere pieno di gente, pieno di persone. In questo momento che cosa accade? Gli americani, ecco qua possiamo dire che non è che avessero molta colpa in questo caso, perché erano quasi convinti che tutti quelli che si trovavano in carcere e che non avevano una vera e propria condanna, non è che fossero stati condannati per associazione a delinquere di stampo mafioso, che ancora non esisteva come reato allora, pensavano che fossero prigionieri politici, quindi li liberarono, e non soltanto li liberarono, ma diedero loro spesso il ruolo di sindaci, di potestà dei comuni, e questo comportò il rifiorire pressoché immediato della mafia, senza considerare che esistono documenti storici che ci dicono che molto probabilmente lo sbarco in Sicilia fu agevolato e pilotato da tutti coloro che erano membri e affiliati di Cosa Nostra e che già vivevano negli Stati Uniti. Ma come in realtà si comporta Cosa Nostra sul territorio? Che tipo di organizzazione criminale è? Che tipo di organizzazione mafiosa è? Beh, Cosa Nostra è un'organizzazione mafiosa molto, molto antica, molto radicata, un'organizzazione mafiosa che ha mantenuto il suo codice d'onore per tanto tempo. Sì, ci sono state delle modifiche, ma sostanzialmente è un'organizzazione quasi rimasta immutata da almeno un secolo.
Questo comporta che si tratta di un'organizzazione ramificata fortemente all'interno della politica. Cosa Nostra è quell'organizzazione che ha il maggior numero di contatti con la giustizia e con la politica, quindi infiltra le sue attività all'interno del comparto istituzionale. Non ce ne dobbiamo stupire, è normale, è necessario per le mafie avere a che fare con l'istituzione. E ahimè, bisogna dirlo, a volte l'istituzione si accorge di avere a che fare con un mafioso, a volte purtroppo non se ne accorge, non si accorge di avere a che fare con una cosca mafiosa, fin quando non è ormai troppo tardi, fin quando un politico, appunto, pensando di collaborare con uno zelante cittadino, si ritrova a collaborare con un mafioso, ma non può più tirarsi indietro perché ormai è scattato quel meccanismo di clientelato e di doubt death per cui il politico diventa estremamente ricattabile e in più ne ha poi un tornaconto economico con cui viene messo a tacere. Questo consente a Cosa Nostra di controllare la stragrande maggioranza dei traffici sul territorio italiano, traffici di tutti i tipi, anche quei traffici che riguardano le altre attività delle altre organizzazioni criminali, quindi parliamo di Camorra, 'Ndrangheta e Corona. E non solo, ma consente alla cupola italiana, quindi a quell'organismo gerarchico massimo di livello che controlla la criminalità organizzata in Italia, di avere dei contatti reali e specifici con un mercato nero mondiale, con una cupola criminale mondiale. Cosa Nostra dunque potremmo dire che è di fatto la mente pensante della criminalità organizzata italiana, nonché la mente politica della criminalità organizzata italiana, una mente politica che si occupa proprio dei contatti istituzionali. Ed è invece la criminalità organizzata che opera nel Campano, opera nella Campania, o meglio ha sede stabile e bilanciata nell'attività della Campania, che noi conosciamo come Camorra. La prima cosa che ci possiamo dire è da dove ha origine questo termine Camorra, da dove si origina questo tipo di termine. Beh, dovete sapere che si tratta di un termine molto antico. Stiamo parlando del XVI secolo, quando la Campania era governata dai Borboni. Il governo borbonico in Campania aveva portato i soldati spagnoli, naturalmente, o meglio, dei soldati che avevano una divisa simile a quella spagnola. Una divisa che aveva una specie di gonnellino in vita, un gonnellino molto corto che serviva non tanto da cintura quanto per conservare quelle che erano le armi bianche a corto raggio, a corta lama, quindi il coltellaccio, il coltello e il pugnale. E anche quella che poi sarebbe stata in futuro la baionetta. Ora, la camorra, quindi, come nasce come termine? Beh, quel connellino si chiamava Morra, aveva proprio questo nome, Morra, e improvvisamente capitò che alcuni membri delle cosche familiari, quindi noi sappiamo che le cosche familiari, le bande della camorra nel XVI secolo esistono già. Esistevano già. È un po' più difficile andare storicamente a capire come siano nate nel Campano queste cosche. Possiamo ipotizzare che anche in questo caso derivi dal meccanismo feudale. Bene, le cosche appunto iniziarono ad avere quei particolari affiliati che erano i soldati che controllavano direttamente il territorio, quindi non i soldati spagnoli, ma una milizia privata di queste bande familiari che controllava il territorio, le quali, un po' come i bravi del Manzoni, erano riconoscibili perché portavano una retina appesa qui dove richiudevano il loro ciuffo, ciuffo che poi quando dovevano commettere una scorreria toglievano dalla retina e portavano davanti al volto in modo da non essere riconosciuti. Ecco invece i soldati
spagnoli, i soldati, scusate, privati, le milizie private di queste cosche familiari, hanno iniziato a portare il gonnellino indossato dalle armate spagnole. E quindi si rendevano riconoscibili come soldati di una determinata cosca familiare. Quindi si parlava di loro in dialetto napoletano dicendo «Chil sta camur», quello indossa la morra, letteralmente quello sta con la morra. Ed eccolo lì, «Chil sta camur», da lì sembrerebbe derivare il termine camorra. Una storia quindi molto antica, ma anche una storia molto frastagliata. Il territorio campano ha subito sempre diversi rovesciamenti, la camorra è sempre stata un'associazione criminale estremamente dedita al denaro e al potere, una dedizione che ancora oggi continua. Noi abbiamo continui rovesciamenti di potere, vi fu soltanto un periodo durante gli anni 80 di forte ed enorme stabilità del territorio campano, dove non vi erano grosse guerre tra le cosche sul territorio, ed è il periodo in cui governò la camorra Don Raffaele Cutolo. Durante quel periodo la camorra crebbe molto economicamente, riuscì a ramificarsi in Italia, riuscì a stabilire patti con quelli che loro chiamavano i siciliani, quindi con Cosa Nostra, e i calabresi, quindi con la 'Ndrangheta. Riuscirono a stabilire patti e Don Raffaele Cutolo riuscì a far penetrare la camorra nella cupola italiana e riuscì a dare quella spinta e quella svolta che portò la camorra ad essere un'organizzazione criminale di natura internazionale, tanto che ancora oggi è tra le tre associazioni criminali ritenute più pericolose dall'FBI, che, lo ricordo, lo abbiamo già detto, sono italiane, e cioè la mafia, la camorra e la 'Ndrangheta. Ma come lavora la camorra? Beh, la camorra si occupa fondamentalmente dello spaccio e del trasbordo delle sostanze stupefacenti, quindi si occupa di mantenere quelli che sono i contatti tra la mafia colombiana e il territorio europeo, non soltanto italiano, il territorio europeo, quindi importa ingenti quantità di droga dal Sud America per quanto riguarda la cocaina, dal Medio Oriente per quanto riguarda l'oppio e l'eroina, e dal Nord Africa e dal Medio Oriente per quanto riguarda l'hashish e la marijuana. Anche se in realtà negli ultimi anni l'hashish e la marijuana, anche grazie alla 'Ndrangheta, ma ne parleremo dopo, hanno iniziato, anche grazie alla corona, hanno iniziato ad essere coltivati direttamente sul territorio italiano. La camorra quindi si occupa del traffico internazionale di stupefacenti e ha una modalità di operazione che è fortemente disconnessa dalla politica. Al contrario di Cosa Nostra, la camorra non fa affari con la politica. Tenta di piegarla al proprio volere, tenta di dimostrare, e spesso ci riesce, di essere molto più forte delle istituzioni, ma lo fa con la minaccia, non con gli accordi. È minacciando l'istituzione che la camorra si garantisce il controllo del territorio. Tanto è vero che la camorra inizia una pratica che è quella di minacciare i cittadini fuori dalle sedi elettorali, proprio per far votare un politico che loro vogliono. Ma è un politico con cui hanno preso accordi? No, non è un politico con cui hanno preso accordi, è un politico a cui hanno minacciato la famiglia, a cui hanno detto: se tu non fai come diciamo noi, noi ammazziamo la tua famiglia. Questa è la modalità di azione e di intervento della camorra. Non dimentichiamoci, tra l'altro, che il territorio in questo momento, finito il governo di Don Raffaele Cutolo dagli inizi degli anni 90 in poi, il territorio in questo momento è fortemente diviso da quelle che sono le varie cosche, le varie famiglie. Questo perché? Perché non sono in accordo tra loro, vorrebbero trovare un nuovo Raffaele Cutolo, ognuno di loro vorrebbe essere un nuovo Raffaele Cutolo, diventare un monarca assoluto dell'associazione criminale che è la camorra. Ma in realtà questo comporta una serie di guerre sanguinose sul territorio, in particolare sul territorio di Napoli e di Caserta, che sono due territori fortemente piagati dalla presenza della camorra, che però, lo dico chiaramente, è presente in tutta Europa, non è presente soltanto a Napoli.
Questo territorio è un territorio piagato da continue guerre. Ci sono costantemente, ogni giorno, omicidi, sparatorie, rapine, che sono tutte cose che servono a poter controllare il territorio. La rapina, per esempio, per aprire una parentesi importante, è un modo veloce per recuperare soldi. Quando è necessario acquistare grosse partite di droga, magari dopo un sequestro avvenuto ad opera delle forze dell'ordine, e bisogna acquistarle immediatamente, c'è bisogno di fondi, di liquidi immediati, beh, fanno una rapina. Rapinano un furgone postale, un ufficio postale, rapinano una sala scommesse e quindi in questo modo ottengono immediatamente dei fondi. Oppure quando una cosca vuole fare il salto di qualità, una piccola cosca territoriale vuole fare un salto di qualità, beh, fa una rapina per acquisire capitale, ingente capitale, e quindi per potersi garantire una fetta di quello che è il mercato della droga. Tuttavia, questo comporta una grossa lacerazione del territorio che colpisce inevitabilmente anche i cittadini. Considerate che diverse fonti, una delle più note è quella di Roberto Saviano, che con il suo libro Comorra ci dice apertamente questa cosa, ci dicono che un ragazzino di 8, 9, 10 anni al massimo a Napoli ha già assistito a un funerale di camorra. Che cos'è un funerale di camorra? È il funerale di una persona che è morta per un motivo che riguarda la camorra, o perché si è ribellata alla camorra, o perché era affiliata di una cosca rivale e quindi è stato ucciso. E quindi abbiamo un'idea di come il territorio di Napoli e il territorio di Caserta siano un territorio di guerra aperta. Tanto è vero che a Napoli addirittura, in particolari quartieri, ma pressoché in tutta la città, è regolare, è una cosa regolare, certo non per il codice della strada, ma è regolare per il territorio, che si vada in giro su uno scooter o su una moto senza casco. Il motivo è che normalmente chi mette il casco sta andando a fare un agguato e quindi quando non mettono il casco lo fanno per far capire che loro sono in giro in moto normalmente, perché se mettessero il casco la gente avrebbe paura di trovarsi di fronte ad un agguato di camorra. E adesso invece ci spostiamo in Calabria per andare a parlare della 'Ndrangheta. L'Ndrangheta è una delle associazioni criminali in Italia che mantiene il massimo riservo sulla sua condotta, sulle sue operazioni. Tanto è vero che è molto difficile storicamente andare a definire quali siano state le origini dell'Ndrangheta. Considerate che probabilmente, essendo molto vicino alla Sicilia e alla campagna, sicuramente il brigantaggio è stato un momento in cui l'Ndrangheta ha preso piede nella Locride, ma anche poi in tutta quanta la Calabria. E considerate che in realtà anche il feudalesimo, come è successo per tutte le altre associazioni criminali italiane, è stato, e non solo, anche europee, l'abbiamo visto, è stato cruciale per la nascita di quelle che poi sarebbero diventate le famiglie criminali. L'Ndrangheta si distingue in particolar modo, comincia veramente a far parlare di sé nell'opinione pubblica durante gli anni 80, verso la fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, quando ha bisogno di grossi e ingenti capitali per fare quel salto di qualità che ormai Cosa Nostra aveva fatto dai primi anni del secolo. Un'associazione criminale quindi che ancora viveva su una territorialità ristretta, molto locale, e che aveva bisogno, per quello che era l'andamento del mercato, qui vi apro una parentesi perché questa è una parentesi sociocriminologica, nel senso che fa un'analisi sociale e criminale
della criminalità organizzata, dove vi dico che la criminalità organizzata ha la tendenza ad essere molto adattiva. Nel momento in cui cambiano le regole economiche, cambiano le regole di mercato, la criminalità organizzata si adatta, e si adatta molto più velocemente di un'azienda, molto più velocemente di un'impresa. Spesso persone non laureate, magari persone all'epoca, stiamo parlando degli anni 70, degli anni 80, con la quinta elementare, erano molto più argute, molto più sagaci di un laureato in economia e commercio, e più capaci quindi di seguire l'andamento di un mercato. Bene, questi soggetti hanno bisogno di espandersi, di crescere da quella che è la loro realtà locale e iniziare a entrare nella realtà nazionale prima e internazionale poi. E se abbiamo detto che in Campania quello che avviene è la rapina sostanzialmente e il tentativo di controllare il territorio attraverso la guerra, quello che avviene in Calabria invece è un forte controllo delle imprese che vivono sul territorio, cioè l'andrangheta, e questo è un punto, un primo punto, l'andrangheta ha la tendenza a controllare ogni attività economica che vive sul suo territorio. Non esistono locali che siano del terzo settore, che siano del secondo settore, che quindi che sia da un punto di vista industriale, sia da un punto di vista turistico e animativo, o anche da un punto di vista sociale, perché il terzo settore, lo ricordiamo, comprende anche i servizi socioassistenziali, non esistono attività che non siano controllate direttamente dagli 'ndrini. Gli 'ndrini sono gli affilati all'andrangheta. Ma c'è un secondo modo, soprattutto un secondo modo che ormai oggi esiste meno, lo si vede meno perché non ne hanno più il bisogno, ma negli anni 70-80 era una rendita enorme di denaro, causava una rendita enorme di denaro e quindi era molto applicato. E questo secondo modo era il sequestro di persona, e cioè andavano a sequestrare dei soggetti che erano spesso figli di imprenditori molto facoltosi e spesso imprenditori del nord Italia, Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Val d'Aosta, e con una base stabile in Sardegna si inizia a parlare in Italia di anonima sequestri. L'anonima sequestri in realtà non era nient'altro che l'andrangheta, la quale utilizzava il sequestro di persona per reperire nel modo più immediato possibile ingenti quantità di capitale. Attraverso il sequestro di persona che doveva avvenire in modo lampo, no? E cioè veniva sequestrata la persona, veniva condotta in un luogo isolato dove nessuno potesse accorgersi della prigionia di un essere umano, e veniva richiesto immediatamente un riscatto alla famiglia, spesso con modalità fortemente truculente. Ricordiamo la famiglia Hassan, il piccolo Farouk Hassan, la quale famiglia ricevette quasi nell'immediato un pezzo dell'orecchio di Farouk Hassan, che era un messaggio molto chiaro: o ci pagate o uccidiamo il piccolo Farouk. Bene, il sequestro di persona fu qualcosa con cui le istituzioni dovettero lottare anche in modo molto duro, purtroppo colpendo anche la famiglia dei sequestrati. In che modo? Beh, la magistratura decise che nel momento in cui si veniva a notizia di un sequestro di persona venivano congelati i beni economici della famiglia del sequestrato per impedire alla famiglia di pagare, perché una volta che si pagava il risultato era uno soltanto, anzi potevano essere due: o il sequestrato veniva restituito in condizioni più o meno buone alla famiglia e quindi chi aveva svolto il sequestro ormai spariva nel nulla, oppure, ahimè, se il sequestrato per qualche accidente, come è accaduto alla povera Cristina Mazzotti nel 1975, moriva durante la prigionia, venivano presi i soldi del riscatto, ma il sequestro era ormai concluso con la morte del sequestrato, quindi il proprio caro non ritornava a casa. Questo era quello che succedeva in quegli anni, ed era la modalità con cui l'andrangheta si garantiva quei capitali che poi le avrebbero permesso di entrare a far parte della cupola nazionale e quindi poi di entrare nel mercato della criminalità organizzata internazionale. Di cosa si occupa oggi l'andrangheta?
in collaborazione con Cosa Nostra, con la Camorra e con la Corona, l'Andrangheta si occupa di tutto quello che è il mattone, il riciclo del denaro attraverso i locali e attraverso le costruzioni edili. Laddove vedete il fiorire di grossi supermercati in un piccolo centro, quindi un centro con 150-170.000 abitanti, dove vi sono un supermercato ogni 500 metri, beh, lì probabilmente potrebbe esserci lo zampino dell'Andrangheta. Questo perché è un buon modo per riciclare il denaro sporco. Considerate che la più grande attività della criminalità organizzata sul territorio italiano è il riciclo di denaro, quel denaro che deriva da proventi di attività illecite come lo spaccio delle sostanze stupefacenti. L'Andrangheta ancora oggi si occupa di controllare le attività del territorio, quindi spesso acquista in blocco, o meglio prima fa fallire, poi acquista in blocco grosse attività ricreative come discoteche, bar, pub, luoghi di ritrovo, per poi acquisirne le licenze e darle in gestione ad altre persone. All'interno di questi luoghi deve cominciare a circolare molto denaro, i luoghi devono essere molto frequentati, di modo che una volta che i libri contabili siano cresciuti a sufficienza, sia possibile iniziare a manometterli per poter riciclare il denaro sporco. E infine, cari pirati, andiamo a parlare della Sacra Corona Unita. Beh, se era difficile comprendere la storia dell'Andrangheta e quindi non possiamo che riferirci al feudalesimo e prima e al brigantaggio poi, altrettanto vale per la Corona Unita. Addirittura la Sacra Corona Unita è un qualcosa della quale si sente pochissimo parlare. Pochi parlano veramente di questa associazione criminale, che in realtà è un'associazione criminale che ad oggi opera in Italia con una di quelle che è la piaga più importante del nostro paese, e cioè l'immigrazione. Attenzione, è scorretto parlare di immigrazione clandestina, perché l'immigrazione clandestina è un'immigrazione nera, non controllata dalle istituzioni, dove non si sa che arrivano delle persone. Noi invece lo sappiamo bene, perché ahimè il barcone dei poveri migranti lo vediamo, quindi è scorretto formalmente proprio, sia da un punto di vista lessicale e semantico, ma anche da un punto di vista scientifico, è scorretto accostare il termine clandestino al termine immigrazione. A parte questa piccola parentesi, la Sacra Corona Unita di sicuro nasce o meglio si consolida per la prima volta durante il Regno d'Italia. Ricordiamo che la Puglia nel 1946, quando vi fu il referendum per scegliere tra Repubblica e Monarchia, la Puglia fu una di quelle regioni a più alta concentrazione monarchica. Non dimentichiamo anche che fin dal Medioevo la Puglia era considerata meta strategica e turistica di quelli che erano i governatori dell'epoca. In Puglia troviamo tantissimi castelli e monumenti fatti erigere da Federico II il Barbarossa e da Federico I suo padre. Ma negli anni poi anche gli stessi re d'Italia diedero molto peso e molto credito alla Puglia. Considerate che diverse località in Puglia richiamano a quello che è il Regno d'Italia proprio con il loro nome geografico. Pensiamo soltanto a Santa Margherita di Savoia, ecco, cioè, questo ci dà immediatamente l'idea di come la Puglia fosse fortemente monarchica. E quindi sappiamo che durante il Regno d'Italia la Sacra Corona Unita, che mette in connubio nel proprio nome questi due forti ideali dell'associazione, o meglio quelli che dovrebbero essere i due forti ideali dell'associazione, e cioè il cattolicesimo sfrenato e sfrontato, oserei dire, perché ovviamente nessuno ha mai sentito parlare Gesù di protezione nei confronti dei mafiosi, ci mancherebbe altro.
quindi un cattolicesimo sfrenato e sfrontato, ma allo stesso tempo un forte nazionalismo di natura monarchica che aveva un grosso peso relativo alla corona. Il centro dell'attività della Corona Unita a tutt'oggi si sviluppa tra la cittadina di San Severo e Foggia. San Severo si trova proprio in provincia di Foggia. Ma in realtà la corona ormai opera in campo internazionale come tutte le altre associazioni criminali sul territorio italiano. Di cosa si occupa la Sacra Corona Unita? Beh, la Sacra Corona Unita si occupa di immigrazione, cioè sostanzialmente va ad occuparsi di quelle che sono le rotte, le tratte degli immigrati in Italia. E quindi quando parliamo della famosa tratta africana o della famosa tratta turca o della famosa tratta del Sinai, stiamo parlando sostanzialmente di tratte che vengono controllate dalla Sacra Corona Unita, se considerate questa cosa capirete bene che la Sacra Corona Unita è una di quelle organizzazioni criminali che ha la tendenza a stringere rapporti solidali economici con le istituzioni e con la politica in particolare, per garantirsi la possibilità di far giungere dei clandestini sul territorio italiano, o meglio, dei poveri migranti sul territorio italiano. Come funziona e perché funziona in questo modo? Beh, se fino alla Seconda Guerra Mondiale l'Italia ha sfruttato il suo pezzettino d'Africa attraverso il colonialismo, quindi ha sfruttato le risorse dell'Africa, del Medio Oriente, attraverso il colonialismo, oggi non si può più essere coloniali, soltanto gli Stati Uniti possono esserlo. Invece l'Italia e gli altri paesi del mondo non possono più permettersi di avere delle colonie, perché il diritto internazionale in qualche modo bandirebbe questa possibilità. E allora cosa si fa? Beh, si fa in modo diverso, cioè si maschera il colonialismo da ricostruzione, e cioè si va in uno stato e si ricostruisce quel territorio. Ma in realtà quello che accade è ben diverso, e cioè si fa in modo di spingere le persone a scappare dal proprio paese, e in quel paese poi quindi si vanno a trovare degli elementi di natura economica da poter sfruttare, come costruire una centrale elettrica attraverso una diga, e sto parlando, lo dico apertamente, della Giga 3, ma oltre la diga Giga 3 in Nigeria è quindi abbastanza evidente che la corona si occupa di quelli che sono appunto i contatti e lo sfruttamento dell'economia, della politica, della geografia dei territori nei quali causa immigrazione. Emigrazione, quindi immigrati che arrivano in Italia, ma non soltanto, si occupa anche poi di controllare quelle che sono le rotte dell'est, quindi quegli immigrati che arrivano dall'Albania e che arrivano sostanzialmente dalla tratta medio orientale che passa per il Sinai. Inoltre la corona si sta cominciando, insieme all''Ndrangheta negli ultimi anni, ad occupare di quello che è un investimento, potremmo dire, di sfruttamento del territorio agricolo italiano, in particolare su due versanti. Un versante che è proprio della Sacra Corona Unita, che è l'investimento energetico, quindi la conversione di molti campi agricoli in campi fotovoltaici, in centrali fotovoltaiche, centrali elettriche di tipo fotovoltaico, ma non soltanto, si sta occupando anche, insieme a questo dicevo appunto all''Ndrangheta, della conversione di molti territori agricoli non coltivati in territori dove si coltiva la canapa, dove si coltiva la marijuana. Tanto è vero che tante delle organizzazioni e delle aziende che dal 2016 in poi sono fiorite nella coltivazione di quella che è la cosiddetta canapa light, cioè di quella marijuana che rispetta i canoni della legge uscita appunto nel 2016, quindi una marijuana che contiene un contenuto del THC, di THC inferiore allo 0,6% e che ha alta predominanza di CBD,
sono due dei principi attivi della canapa, ma il CBD non è considerato drogante. Quindi la Corona Unita si occupa proprio della coltivazione della canapa sul territorio, una coltivazione che avviene in più modi, nel senso che da un lato ha appunto garantito il fiorire di queste aziende agricole che coltivavano la cosiddetta marijuana legale, ma allo stesso tempo se attraverso queste aziende garantisce alla cupola italiana il riciclaggio del denaro sporco, bisogna però anche dire che sempre attraverso queste aziende garantisce la possibilità di una coltivazione illegale anche invece di marijuana ad alto contenuto di THC, tanto che si sta sviluppando un vero e proprio ceppo italiano di canapa, un vero e proprio ceppo di marijuana italiana, e da lì poi la lavorazione non solo delle infiorescenze ma anche di tutti gli altri contenuti per quelle che sono le estrazioni, in particolare l'estrazione dell'hashish. Ed ecco come insieme, questo in collaborazione anche con la cosiddetta mafia albanese, che in realtà non è nient'altro che una succursale della Sacra Corona Unita, ovvero opera proprio grazie alla Sacra Corona Unita, una succursale della mafia albanese, grazie a loro si sta coltivando fortemente questa sostanza sul territorio. E così abbiamo visto quindi quali sono le principali organizzazioni criminali che operano sul territorio italiano e che, lo ricordo però, sono organizzazioni di tipo internazionale. Se il video vi è piaciuto mettete un like al video e fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, perché io sono sicuro di aver toccato degli elementi che qualcuno di voi non avrebbe mai pensato che avessero a che fare con le mafie. Se così, fatemelo sapere nei commenti, mi fa sempre molto piacere. Se avete domande, lo stesso, a me fa piacere rispondere alle vostre domande. Ma intanto non perdetevi il prossimo episodio, perché andremo avanti tra 15 giorni a parlare ancora di storia delle mafie. Nel frattempo io vi saluto con il calore che mi contraddistingue, quindi vi mando il solito bacione, un abbraccio di cuore a tutti quanti voi, e dal Lago d'Orta e dal magnifico camping Cusio io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao pirati!